Ciao a tutti da Vecchio Bastardo, ben ritrovati all'episodio numero 48 della nostra campagna Total War attira con la mod Medieval Kingdoms 1212. Nell'episodio precedente abbiamo cercato di amministrare i nuovi territori conquistati tra Cirenaica e Tripolitania. Dopodiché marceremo alla conquista di quello che ci rimane, credo, per ultimare la Tripolitania e poi la Tunisia. Dunque, ciò detto, vi ricordo che nell'immagine precedente avete visto l'immagine della cripta del sottosuolo. Seguite tutti i canali che ne fanno parte. Vi ricordo che le mie future campagne le troverete sul canale YouTube Incontri di Storia. Allora, veniamo a noi. Credo che non dobbiamo fare nient'altro perché avevamo visto già tutto. Sì, esatto. Avevamo già visto tutto quanto. Ho ordinato una carica per Andreas. Qui tra due turni abbiamo l'annessione del Regno di Sicilia. Tra un turno, quindi, questo esercito dovrà uscire da Surt e andare verso quindi la Sicilia. Avremo ribellioni a Surt, proprio avremo ribellioni a Tripoli e vedremo di fronteggiare. Bene, ci ho detto, comunque a Surt credo che abbiamo già la partita. Sì, bene, d'accordo. Quindi andiamo a passare il turno. Costantinos, governatore a Tripoli, ci fai subito due punti di autorità per andare a migliorare un po' quest'ordine pubblico che a Tripoli è decisamente completamente fuori controllo. Per risolvere il problema del cibo ce ne vorrà ancora. Vabbè, passiamo il turno. Passiamo il turno, vediamo un po'. Ecco, arrivare le due ribellioni. Sempre degli absidi. La Francia ha portato un esercito a Medinin. Assassino di Pi che si muove. Venezia che vuole un patto commerciale che noi rifiutiamo. Poi manda un piccolo esercito giù lungo le coste del Mar Ionio. Chi è quello? Questo è l'esercito di Sanremo all'impero che torna su. Ma questi chi sono? Aiobidi che continua a risalire da una parte, sono arrivati ai Dardanelli, dall'altra continuano a navigare lungo le coste del Nord Africa. Il regno di Georgia che vorrebbe farci partecipare alla guerra contro i Corasmi, ma non ne abbiamo la minima voglia. Ciao. Non ne vedo proprio il motivo. Pretendenti imperiali sono. Attenzione, che sono venuti dalle nostre parti. Pretendenti della Valacchia distrutti, pretendenti abbassidi, muore Filippa, muore Marchia, muore Maria, insomma, la strage. Andrea si diventa proto bestiarios, molto bene. Allora andiamo a vedere un po' la gestione dei nostri insediamenti. Qui stiamo ultimando, d'accordo. Aspettiamo a fare questo. Intanto facciamolo, dai. 5 turni. Assurdo. Cibo sarebbe ok. Adesso dobbiamo aspettare. A Tripoli. Cibo ancora non ci siamo proprio. Aumentiamo la fontana e aumentiamo questo. Attacca questa ribellione. A Tripoli non abbiamo ancora la guarnigione, esatto. Continua, insegui. Qui ci vuole un'aggressiva come auto-resolving.
D'accordo. Inizia a dirigerti verso la Sicilia a questo punto. Qui non prendi regolamento. Bene, allora vai là. Qui vediamo l'esercito degli Ayyubidi. Dunque, tu attacchi questi, loro scappano. Voi tornate a Tripoli, decisamente, e tu li attacchi qua. E qui direi di aggressivo. Molto bene. E torni qui a barca e qui ci sarà una nuova ribellione nel prossimo turno. Ottimo. Ottimo davvero. Qui rimarrei così per il momento. Voi vi rifullate. D'accordo. Poi. Altre cose da vedere, non credo. Qui non possiamo finire questo per i problemi di sanità. Rimaniamo quindi così. Qua. A 5 2 2, ma andiamo così, dai, tanto la differenza di soldi non è così importante, poi soldi non ci mancano. Rapido giro in queste zone. Ma te vieni per un turno a sistemarmi il discorso Aqaba, guarda. Qui l'ordine pubblico è meno 2 per le differenze religiose, malgrado la sede patriarcale, la religione non si aumenta. Vabbè. Va bene, mi fa per dire, ma va bene. Qua. Sta salendo, ma ce ne vuole ancora di strada. Vabbè, capisco perché a Damasco scenda. Vedremo di porvici rimedio. A questo punto spostiamo anche questo esercito, guardate. Andiamo a Mistras, che io qui in questa faccenda mi fido e non mi fido. Quindi noi ci mettiamo a Mistras, che oltre alla guarnigione abbiamo l'esercito, per cui non credo che dovremmo avere problemi. Tu sei già impostato per andartene là, sta più che bene. E quindi appena lui ha finito il movimento, passerei il turno. Questi pretendenti afsidi non minacciano assolutamente Al-Madia. A me c'è una bella guarigione. Veramente una bella guarigione. Passiamo il turno. Passiamo il turno e vediamo un po'. Allora. Qui vuole l'accesso militare, cara Pia, anche no. L'assassino di Pi che torna indietro. Piccolo esercito veneziano che scende lungo la Grecia.
eserciti di San Romano Impero che rimettono piede in Europa, Regno di Svezia che vorrebbe in sposa Filippa, dandoci 1000. Ma mi stai offendendo. Ciao. Ciao, veramente un'offesa. 1000 ferini per una principessa bizantina. Mamma mia. Questa è ubbidi, tornano indietro dalle Dardanelli. La Macuria insistono per Filippa. Ci darebbero però non voglio problemi con, soprattutto con gli Abbasi, neanche con gli Ayyubidi. Con nessuno di questi, quindi no. Ciao. Non voglio avere problemi, guerre ad Oriente. Vediamo la fine del passaggio del turno. Ci siamo. Pretendenti georgiani fatti fuori. Irlandesi, muore Marta. Nasce Petro, suo figlio illegittimo da Cosma Seofemia. Ma abbiamo annesso il vassallo. Filippa si vorrebbe sposare con Stefanos. Vabbè, permettiamo. E veniamo a noi. Dunque, dunque, dunque. Qui aspettiamo un altro turno qua. Poi. Poi. L'esercito qua su. Mi vai un po' a rafforzare la situazione. La situazione. Intanto qui c'è il nostro Petros che fa il livello. Cunning e meno corruzione. Tu da qui. Da qui fai un passaggio ad Ancira e poi te ne torna a due Lion. Vai. Direi che tutto sommato ci possiamo stare. Poi. Mersa Matruh, dobbiamo soltanto aspettare e completiamo tutti gli edifici al massimo. Qui a Barca, che c'è già la guarnigione, anche a Mersa Matruh, vero c'è la guarnigione, sì. Mersa Matruh, che l'ordine pubblico comincia un po' a sistemarsi. A Barca qualche segnale, ma ancora c'è da fare. E non poco, intendiamoci. Allora, tu affronti dunque barca di edifici, siamo a posto, anche qui aspettiamo e siamo alla fine. Qua dobbiamo ancora un attimo aspettare, ma siamo a un buon punto. Qui a Tripoli aumentiamo la chiesa, a Germa direi che è il caso di fare qualcosa per migliorare il cibo. Poi tu attacchi qua con loro che scappano. Ci fai un auto resolving in questo caso. Aggressivo, guarda. Direi che ci può stare. Tante perdite. Poi viene ad attaccare questi che scappano. Ci penserà quest'altro esercito a finirli. E tu torni a Tripoli dove la guarnigione al momento non c'è e l'ordine. Come vedete, è totalmente fuori da ogni grazia del creato.
Ma quindi direi che ce la possiamo giocare bilanciata. Bel colpettino nel sacchettino. Spadata finale. 53 perdite, ci possiamo stare. Fa il livello Sergius come generale. Un punto di cunning e un punto di autorità. Vai. E te ne torni a barca. Vabbè, vedete che l'ordine pubblico comunque senza l'esercito dentro non ci siamo. Sul prossimo turno ci sarà nuova ribellione a Tripoli praticamente. Le due guardie varangiane soffrono, devo dire. Va bene. Allora, cominciamo a vedere i nuovi territori annessi. Intanto, tu direi che ce ne viene a re. Bene, a Reggio. E ti piazzi lì. Allora, Siracusa ha il sale. Quindi bisogna spendere diversi soldini. Allora, tu vai giù. Sicuramente. Tu, questo. Tu non ci servi, vai giù. Tu come arsenale non ci servi, ti converti in porto di pesca. Qui ci serve una fontana, una chiesa e un altro cibo. Quindi dobbiamo rinunciare a te. Cibo, chiesa, sale, fontana. Dobbiamo rinunciare a te. Ok, Reggio. L'edificio principale non l'abbiamo convertito intelligentemente. Forte. Reggio. Forte di livello 4. Porto militare di livello 3 che convertiamo in porto di pesca. Questo per le olive mi sta bene. Poi tu vai giù. Vai giù e tu ti converti in questo. Taranto. Tu ti converti in porto di pesca. Molto bene, qui abbiamo la sede patriarcale già fatta, in pratica. Poi ti converti 40-99. Sì. Fammi i campi. Tu convertito non mi servi e tu vai giù. Napoli. No. Ti converti in forte, sei già a porto di pesca, ha già i campi a livello 4, mi sta molto bene. Tu vai giù, tu ti converti nella solita gilda e tu fai la sede patriarcale. Bene, quindi abbiamo sistemato anche qua. Ordine pubblico che ci vorrà un po', però la situazione, come vedete, non è grave, c'è soltanto il discorso della conversione religiosa. Quindi qui c'è il problema del cibo anche a Reggio Calabria e c'è il problema del cibo anche qui a Siracusa. Va bene, d'accordo. Bene, tu a questo punto sbarchi. Qui abbiamo troppa gente. Si torna verso qua. Bene, ad Algeri c'è un esercito di poca importanza e quindi possiamo dire tranquillamente procedere con il passaggio di turno.
So. Vediamo cosa succede durante questo passaggio di sopra. Oh, Genova, alleanza difensiva, no, ciao. Genova che controlla ancora la Corsica, quell'assassino lì. Venezia che porta indietro l'esercito che aveva a Creta, ce ne va a mettere uno più piccolo. Torna indietro anche l'assassino. L'esercito San Romano Impero che risalgono la penisola italica. Prende di Venezia che insiste, ma non capite. Bulgari che vengono dalle nostre parti. Questi aiubini. Regno di Macuri, alleanza difensiva, ma anche no. Agenti della Macuria ed eserciti che si spostano. Georgia che vuole, insiste per farci partecipare alla guerra contro gli Abbasidi, ma no, grazie. Navarra che vorrebbe un'alleanza militare. No. Papa vorrebbe l'accordo commerciale che possiamo attivare al momento, direi. Oh, vediamo un po', cause naturali, muore Basilicche, muore Sibilla, muore Paolina, la solita strage, insomma. Ribellione imminente a Tripoli. Ribellione assurdo. Quindi voi venite qua. Loro scapperanno qua. Voi li finite. Ce la facciamo bilanciata, direi. Centouno perdite però. Tu torni a barca. Tu torni a Tripoli. Surt. Un turno, una ribellione. Allora, qua. Basilica. Senza alcun dubbio, qua lascerei tutto com'è. A Tripoli aumentiamo questa struttura, non importa fare altro. A Barca ci va bene così, a Mersa Matrucci va bene così. Allora, qua. Qui ci stiamo competendo in porto di pesca. Questo qua deve andare giù. Sale, cibo, fontana, chiesa. Fontana, chiesa. Quindi va tutto giù. Poi, Reggio. Da qui raggiungi tutto, perfetto, perfetto, molto bene. Quindi a Reggio, porto di pesca, olive, poi ci farei la chiesa e qui potremmo usarlo per qualcosa di arruolamento, visto che abbiamo la risorsa dell'olivia che ci dà cibo. Taranto.
questo per i campi, porto di pesca ovviamente qui ci serve, quindi direi o una fontana oppure qui il militare e a Napoli la fontana, vai. Sì. Tu vai giù, cibo, e qui devi andare giù. Napoli, cibo, Gilda, questo, e qui ci facciamo qualcosa poi per reclutamento. D'accordo. Income che è salita a 54.869. Con il controllo del sud Italia non abbiamo il controllo dell'Italia. Ok, mi sa che bisogna prenderla tutta l'Italia. Ho come questo leggero sentore, come si suol dire. Ma vedremo. Adesso andremo, quando ci sarà possibile, all'attacco della Francia per cominciare a chiudere Tripolitania e 2 su 3 della Tunisia. E direi che sarebbe già un buon avvio. Questa è Ayyubidi qua. E quest'altri qua. Stai a vedere se non mi prendo Almadia. Sono in condizioni piuttosto pessime, però gli agenti ci controllano tutta la zona. Gli edifici li abbiamo visti, quindi possiamo passare il turno. Che scandalo queste continue ribellioni. Allora, Simeon, fai. Canning autorità. Bosporios, tutto per la conversione religiosa. Abbiamo altro da fare? Non credo. Bene. Allora, Genova no. Aspetta, potevano lasciare la Magna Grecia comunque, invece di tutta l'Italia. Vabbè. Patto di non aggressione, no? Con P. Poi. Veneziani che danno la caccia alla flotta Saro, ma l'impero esercito indietro, ma lasciano più i pretendenti lì. Vabbè, se a me non disturbano possono restare. Bulgari che si occupano delle solite ribellioni. Poi questi ayyubidi fanno il periplo di Creta. Regno di Macuria che si muove un po', ma strano che non ci abbia ridotto il patto di non aggressione ancora. Chi è morto? Sergio. Non possiamo attingere i nostri perché hanno problemi di lealtà non indifferenti. Prendiamo Artemios. Pretendenti Bulgari, pretendenti della Valacchia, pretendenti di Trebisonda, muore Sergios a Marca, pestilenza a Taranto, attenzione. Pestilenza a Taranto. Tu lascia qui e torna a Tessalonica. Allora, Napoli.
Ci fai per reclutamento militare. Bene. Taranto. No, aspetta. No, io volevo la Fontana. Ok. Poi Taranto, dove c'è appunto la pestilenza. Questo va giù. Facciamo la Fontana. A Reggio, Porto di Pesca, Prestatore delle Olive, Gilda, Fontana Chiesa. Chiesa, detto vai giù. Siracusa. Te vai giù, non rimani. Porto di pesca, qui sale c'è, quindi uno per il cibo, uno per la sanità e uno per la chiesa. Quindi iniziamo. Li abbiamo visti tutti e quattro, d'accordo. Due ribellioni questa volta, qui ci siamo. Qui ci siamo, qua ci siamo e qua ci siamo. Va bene, ben due ribellioni. Allora, Tachivelli scappano, continui a inseguirli. Andiamo di aggressiva. Bene. Poi, solita storia con questo esercito qua. Venite a finirlo. Aggressiva anche in questo caso, direi. Molto bene, qui ci fa il livello Artemios, autorità, comandante e trainer. Vieni a barca, tu torni a Tripoli. Assurdo, il prossimo turno non c'è la ribellione, è già qualcosa. È già qualcosa. Poi, e qui dobbiamo ancora aspettare, ragazzi, c'è poco da fare. Infatti, controlliamo l'impero, ma come siamo messi? Come siamo messi di Imperium? Petros governatore, allora diventi cefale, non puoi fare niente. Il ragazzo, bisogna trovargli moglie, ma non hai punti. Maremma, diavolo. 27 anni, c'è qualcheduno da queste parti giovane che abbia la possibilità. Non c'è nessuno. Non c'è nessuna. Allora, controlliamo se qualcuno prende qualche carica. Tu sei già lì. Tu diventi cefale. Tu lì. Tu sei già là. Niente da fare. Poi vi abbiamo già visto, saltiamo. Tu non puoi fare nulla.
Tu non hai cariche. Tu sei già lì. E tu sei già lì. Va bene. D'accordo. Quindi. Andiamo un attimo a vedere la nostra diplomazia. Allora. Sardo Romano Impero. Vabbè. Papa. Stanno migliorando. D'accordo. Poi, Bulgari stanno migliorando, Trebisonda stanno deteriorando, sì, vabbè, Georgia stanno migliorando, Corasmi in aumento, Abbasidi. Vabbè. Allora, controlliamo un attimo il nostro imperium, come è messo, quanto ce l'abbiamo di strada per arrivare al livello successivo. Hai voglia di. Per cui credo che dovremo rinunciare all'esercito schierato ad Homs. E rimarrà però ad Homs, ma verrà da tipo alla Caba, e questo esercito andrà a fare guarnigione. Questo esercito andrà a fare guarnigione. Come probabilmente penso che dovremo togliere l'esercito qua per andare a fare guarnigione in Sud Italia. Comunque intanto Dionisio ci fa il livello. Diamo di tutte e due punti di motivatore, vai. Ci ho detto, ci ho fatto, possiamo passare il turno. Nicodemos fa il livello, che è governatore a Trebisonda. Mi fai questo e mi fai questo. Costantino, che è governatore a Tripoli. Zelo e leader ispirato. Vediamo se riusciamo a stabilizzare il prima possibile, quantomeno intanto Tripoli. Dove problema sono le differenze religiose, fondamentalmente. Allora, io non mi ricordo se avevamo finito di vedere gli insediamenti nel parlare, ma mi sembra di sì. Da quello che vedo, direi di sì. Bene. Quindi facciamo l'ultimo turno. Facciamo il passaggio del turno quantomeno. Poi vediamo. Allora, vabbè, in generale i ribelli morti. Esercito genovese in mare. Doppia mandata. Assassino genovese a Siracusa. Esercito veneziano che torna lungo l'Egeo, questo fa il periplo della Creta e va a Candia. Assassino veneziano che risale l'Adriatico, eserciti del Sacro Romano Impero che torna verso il nord Europa. Bulgaria decide di partecipare alla guerra contro il Gran Kniazato di Kiev, ma non mi interessa. Non mi interessa proprio. Sultanato Ayyubide rimane nei dintorni di Creta con quell'esercito. L'altro non gli ho visto fare niente. Corasmi che vorrebbero per Re Ibrahim di 155 anni. Anzi, il sultano, scusate, mi correggo. Basiliche. Sì, teniamoci buoni, dai. Diamogli basiliche in sposa. Savoia che vorrebbe un patto di non aggressione, ma col dubbio che ho relativo all'Italia. No.
Assassino dell'Oman che arriva a Massawa. Di nuovo le famiglie nobili di Pi distrutte, pretendente Trebisonda, muore Gabrielia, muore anche Kyriakos, muore purtroppo anche il prete Simeon a Gerusalemme, ribellione imminente a Surt, decretiamo Ettorios Cefale, Petros Cefale, bene, d'accordo. Allora, ritorniamo a gestire i nostri insediamenti. Napoli. Napoli dove il cibo è decisamente più che a posto. C'è il problema della sanità, quindi lavoriamo su quello. Taranto dove c'è pestilenza. Cibo è più che a posto. Non andrei oltre. Lavoriamo sulla fontana e qui si era detto di fare qualcosa per reclutare unità a Reggio. A Reggio. A Reggio ci vuole la fontana. Te vai giù. Questo qui aspettiamo a farlo avanzare. Ok. Siracusa. Siracusa, ci vuole cibo e ci vuole fontana. Sì. Poi 40, 11, 39, 17. Qua non ci andrei. A Napoli diamogli una botta d'ordine pubblico con la presenza dell'esercito, dai. Tutte città in cui tra l'altro non abbiamo guarnigione, e sono tutte città che dobbiamo convertire, quindi la faccenda va sistemata. Poi a Tripoli va bene. A Tripoli mi va bene la faccenda, a Germa mi sta bene, a Surt che avremo nuova ribellione, facciamo queste da sede patriarcale, il cibo ci siamo, poi a Barca, ok. Qua ci va bene, abbiamo un problema di cibo, ma ci stiamo lavorando per risolverlo. Direi che può andare. Direi che può andare. Tu vieni qua. Tu direi che sarai a Damasco. Tu direi che da Homs. Ti trasferirai. Allora, noi abbiamo bisogno di l'Egitto, rischierei, non terrei nessuno in Egitto. Qui sommato sposterei un esercito a Surt e quindi proverei a lavorare in quel modo. Tu che però sei il candidato poi a ricevere il regno, quindi sarà magari più questo esercito a rimanere a fare lo scambio, diciamo, avere uno scambio di generali.
di unità. Tanto andiamo a farla a proposito, guardate. Direi che intanto possiamo lavorare su questo. Se te esci, vai a meno 10. Ok, ci possiamo stare. Facciamo lo scambio di unità. Oh, dunque, Eugenius cede tutto e prende tutto. Quindi Eugenius adesso ha le unità, diciamo, migliori. E marcia forzata, marcia, ma tu non ci arrivi neanche per rotto della cuffia, e tu rimani qua. Ma almeno questa cosa l'abbiamo fatta. Mi servirà quindi un esercito in Sicilia, diciamo in Sud Italia, e un esercito, diciamo, a sud. Quindi uno sarà quello e l'altro dove verrei qua. Starai a Damasco, perché le catapulte mi può servire. Ti vorresti spostare comunque, diciamo, ad Aleppo. Tu ti sposti verso l'interno e tu hai però le catapulte. E tu tutto comincia a fare così, guarda. Vieni a Sis, tu da Dory Lion. Va bene. Te da Homs. Homs era tranquilla, sì. Tu vieni qua, guarda, a Diyarbakir. Datemi un'occhiata da queste parti, almeno vediamo che fare qualcosa, va. Dopo controlleremo raggi d'azione, come per te lo stesso discorso, tu te ne verrai in Italia e tu starai lì in Anatolia. Direi che è la soluzione. Che direi che è la soluzione. Beh, oh mamma, quanto tempo è passato. Allora. Rapido ripasso. Fatemi fare anche una cosa, guardate, per ricordarmi che te dovrai venire qua. Bene, almeno è già impostato. Farai un po' la scuola tra Dory Lion e Ancira e ci trai sotto controllo l'Anatolia, mi sta bene, e mi può andare bene. Direi che ci siamo. Ho stabilizzato Napoli, poi tornerai verso sud. Napoli è sistemata. A Taranto dobbiamo attendere la fine della pestilenza. Qui dobbiamo lavorare molto e anche qua dobbiamo ancora lavorare molto. Va bene. D'accordo. Ci ho detto, siamo di nuovo a 50 minuti di registrazione, episodio che abbiamo annesso quindi il Sud Italia, che ci servirà come trampolino di lancio per attacchi successivi, e appena saremo in grado di ripartire, andremo
andremo alla conquista, diciamo, del resto della Tripolitania e della Tunisia. Intanto esercito degli Ayyubidi è qua, non si sa a fare cosa. Molto bene, quindi come sempre da vecchio bastardo è stato un piacere, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao a tutti!